2 1 Chuck. Benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di uccelli sui fili dell'alta tensione che non prendono la scossa. Com'è possibile? Sono geneticamente modificati? No, è una questione di fisica. Quante volte vediamo migliaia di uccelli appollaiati sui fili dell'alta tensione, dove proprio a fianco al filo c'è scritto non toccare. Qual è la differenza tra noi e gli uccelli? Dal punto di vista biologico nessuno. Gli uccelli non hanno i superpoteri. La differenza sta nel fatto che gli uccelli toccano un solo filo e non due. Ma capiamo adesso perché. Gli uccelli, come noi, sono dei buoni conduttori. Ma che cosa sono i conduttori? I conduttori sono dei materiali all'interno dei quali il passaggio di corrente è facile. Per esempio il rame o comunque i metalli in generale sono dei buoni conduttori. Infatti il rame è Usato negli impianti elettrici, mentre gli isolanti sono dei materiali in cui il passaggio di corrente è sfavorito, cioè non c'è passaggio di corrente all'interno, per esempio la plastica. Uh, infatti, la plastica è usata per rivestire i fili della corrente all'interno del quale c'è il rame. Quindi, sia noi che gli uccelli siamo di buoni conduttori, principalmente perché siamo formati d'acqua. In un prossimo video vedremo perché l'acqua del rubinetto, comunque l'acqua che beviamo, è un buon conduttore di corrente e vedremo perché l'acqua distillata non lo è. Adesso abbiamo capito che sia gli uccelli che gli esseri umani sono composti principalmente di acqua e che quindi permettono il passaggio di corrente. Abbiamo capito che sia gli uccelli che gli esseri umani conducono, quindi permettono il passaggio di corrente. Ora dobbiamo capire perché loro non prendono la corrente e noi sì. Dobbiamo capire perché si prende la scossa. La scossa è il passaggio effettivo di corrente. Quando passa la corrente? E questa è la domanda ed è il motivo per cui gli uccelli non prendono la scossa, perché effettivamente non c'è passaggio di corrente negli uccelli in quel momento. Immaginate di avere una pallina su un piano, cosa succede alla pallina? Rotola? No, non succede niente. Ma se noi mettiamo la pallina su una discesa, la pallina rotola, immaginiamo che tra il punto iniziale dove si trova la pallina e il punto finale c'è una differenza di altezza. Per la corrente avviene una cosa simile. Non abbiamo una differenza di altezza perché i fili sono messi in piano, quindi non può essere una differenza di altezza. Ma c'è una differenza di tensione, una cosiddetta differenza di potenziale. Cos'è la differenza di potenziale? Questa è una normale pila. Qui è indicata la differenza di potenziale. Se vedete, abbiamo più meno Questa è la cosiddetta differenza di potenziale che permette alla corrente di passare. E infatti, se noi colleghiamo o solo il polo negativo o solo il polo positivo, non otteniamo nulla. Quindi, perché avvenga un passaggio effettivo di corrente, è necessario che ci sia un polo positivo e un polo negativo. Se io mi collego allo stesso polo, non passa corrente. Quindi, cosa succede agli uccelli? Gli uccelli si mettono sullo stesso filo. Il filo su cui sono appollaiati gli uccelli rappresenta lo stesso polo. Gli uccelli non prendono la scossa perché perché si trovano su un filo che non ha differenza di potenziale cioè o è solo positivo o è solo negativo e quindi non c'è passaggio di corrente e loro non prendono una scossa ma se con una zampetta toccassero un filo e con un'altra zampetta toccassero un altro filo che si trova a un polo per esempio negativo loro prendono una scossa proprio come noi perché invece noi prendiamo la scossa noi prendiamo la scossa perché tocchiamo terra e la terra Rappresenta il polo negativo più grande che esista. Quindi ogni volta che noi tocchiamo un oggetto a una tensione diversa da quella della Terra, allora prendiamo la scossa. Perché effettivamente c'è una differenza di potenziale tra l'oggetto che stiamo toccando e la Terra. Per oggi è tutto. Ci vediamo in un prossimo video!